Un ritorno in grande stile quello di Antonello Venditti in Puglia, nello splendido scenario del Parco Archeologico di Egnazia, a Fasano, con i suoi inseparabili occhiali a goccia e la sua passione per la musica come carburante inesauribile, il cantautore romano ha ripercorso 30 anni di carriera, successi che hanno segnato la memoria musicale di tutti, brani che sono diventati l'inno della giovinezza, come Notte prima degli esami e dell'amore, D'alta marea a Amici mai. Per non parlare di Roma Capoccia, del cupolone, dello scudetto della sua squadra del cuore, la Roma, e dell'amore per le donne, con Sara. Ed è tutto al femminile anche il suo 20° album, Unica, che uscirà il 29 novembre, a 4 anni dal precedente, Dalla pelle al cuore. Per il cantatore, infatti, la cosa più importante nella vita è la figura femminile, sua musa ispiratrice. Tra i brani c'è anche uno dedicato alla madre scomparsa. Altra figura importante nella vita del cantante è il pianoforte che lo ha accompagnato in gran parte della sua carriera e che Venditti tornerà a suonare sul palco dal prossimo tour. Venditti non solo in musica ma anche a parole, come spesso ci ha abituati, il cantante non è stato tenero verso chi ha lasciato in piedi una cinquantina di fan. Davanti all'acqua.